Negozi aperti fino a mezzanotte, musica, animazione e cene all'aperto. Torna sabato 1 luglio Shopping sotto le stelle, l'iniziativa targata Confcommercio giunta alla sua 9ª edizione. Una serata di festa per dare così avvio ai saldi di fine stagione. Per noi imprenditori del commercio sarà una notte lunga perché il protrarsi dell'orario sono molte ore, però diciamo che una volta all'anno si può fare, è la fiera dell'antiquariato, è la notte dei saldi e quindi si pensa che sia veramente una bella festa di tutta la città e di tutto il centro. Cuore dell'edizione 2017 sarà Piazza Sant'Agostino con il lancio delle lanterne dei desideri alle 22:30 con la regia di Andrea Fognani e la musica di Enzo Scartoni a fare da colonna sonora. Ormai la definiamo noi un must del notting, dello shopping sotto le stelle, e quindi sarà una serata all'insegna del desiderio, dei sogni e del divertimento. Sono ormai tanti anni insieme a Andrea, coppia affermata. Sono contento di trascorrere, insomma, di fare questi eventi con lui. Grazie alla Confcommercio anche ci dà possibilità. La musica sarà quella di sempre, far divertire le persone e tutti. Torna anche per questa edizione il codice Aretino, l'originale caccia al tesoro che vedrà coinvolti anche i negozianti del centro e che prenderà il via sempre da Piazza Sant'Agostino. È una caccia al tesoro che ci fa scoprire una città inedita, nozioni storico-culturali della nostra città da fare nel centro storico. Per partecipare basta inviare una mail a codicearetino@gmail.com. Questo gioco, in una serata dove tutti tendono a spendere, permetterà ai fortunati vincitori di vincere dei premi fantastici. Chiuso al traffico per l'occasione il boulevard di Via Roma e Via Crispi, così come Via Guido Monaco e la parte alta di Via Madonna del Prato. Sicuramente un aiuto a tutte le attività commerciali, ma al tempo stesso anche un modo per rianimare comunque la città. Tra l'altro questo fine settimana sarà un fine settimana speciale, noi abbiamo lavorato molto per fare un'edizione straordinaria della Fiera Antiquaria, quindi potrebbe essere un sabato veramente interessante, anzi invitiamo un po' tutti a venire ad Arezzo in modo di poter visitare la fiera e poi rimanere qui e fare magari anche attività in tarda notte.